Prova? Prova? Ok. Buonasera, signore e signori, benvenuti al palazzetto dello Sport di Fondi. Assisterete a breve all'incontro valido in gara. Signore e signori, buonasera e benvenuti a gara 3 di playout per la Serie A Gold. Questa sera vi racconteremo le emozioni dell'ultima delle tre partite in palio per la permanenza del massimo campionato pallamanistico italiano per quanto riguarda l'ambito maschile tra l'HC Banca Popolare di Fondi e il Romagna. Partiamo subito dai roster, partendo da quello di casa, con il numero 1 Padula, con il 5 Panza, 7 Miceli, 10 Vanoli, 11 Mozzitelli, 14 Cagnete, il 16 Facundo Garcia Giugno, il 19 De Luca, il 22 De Torre ed anche il capitano, con il 27 Livoli, il 31 Di Fazio, il 32 Rotunno, il 38 Arena, il 46 Rosti Mahmoud El Sabag, con il 61 Di Biagio, il 99 Frai Hamza.
il coach Giacinto De Santis. Passiamo velocemente al Romagna con il numero 6 Albertini, con il 7 Bazzanti, con l'8 Chiarini, con il 9 Ceroni, con il 10 Sam Murad, l'11 Gollini, il 12 Tassinari, Fabrizio che è anche il capitano, con il 13 Lo Cicero, con il 14 Gondini, con il 15 Rosaru, con il 16 Martino Redelli, con il 17 Mattia Zavaglia, con il 18 Marti Di Domenico, 23 Ramondini, 64 Lombes Kirkeneur e con l'88 Antic Corse Mattia Benis. Siamo prontissimi qui dal palazzetto dello sport di Piemola di Santa Maria, no way out, non ci sono alternative, o vittoria o si continua a galleggiare per giocarsi poi l'ennesimo spareggio contro la perdente tra Secchia Rubiera e Carpi. Anche loro questa sera a Gara 3 alle 20.30 dal Palaburci, anche ieri un pareggio dopo il 26 pari della gara di sabato, anche ieri un altro pareggio, 25 pari, che vinca il Secchia quindi è salvo, il Carpi andrà a fare il playout contro la perdente della gara di questa sera che vi racconteremo tra qualche istante. I roster sono già sul parquet, siamo pronti a raccontarvi le emozioni di questa partita dopo memory delle emozioni delle ultime 24 ore, dove veramente sembrava non finisse mai la partita di ieri, per chi non l'avesse vista. Il Romagna ha espugnato il palazzetto dello sport di Fondi 36-35, una partita che veramente ci ha fatto vivere di tutto e speriamo di riuscire a raccontarvi tante belle emozioni anche questa sera. I roster sono ormai pronti, si danno la carica gli ultimi istanti prima di iniziare. Ripetiamo, non c'è più prova d'appello, chi vince si salva, chi perde andrà a fare il playout contro la perdente tra Secchia Rubiera e Carpi. Ricordiamo, Secchia Rubiera e Carpi al Palaburci giocheranno questa sera alle 20.30. Tutto è pronto, sembra che il primo possesso sia dell'HC Banca Popolare di Fondi. Quindi siamo pronti a raccontarvi anche questa gara 3 in diretta dalla piattaforma Elemen Sport. Per quanto riguarda i due roster, il Fondi attaccherà da destra verso sinistra dal vostro punto di osservazione, viceversa in Romagna, da sinistra verso destra in questi primi 30 minuti di gioco. I giocatori cominciano a prendere confidenza con la palla che verrà utilizzata per la partita. Quindi invece il Romagna che andrà al primo possesso, un po' come ieri, quindi vediamo cosa accadrà. In questo momento gli arbitri danno il fischio d'avvio, sono le 19.31 qui da Fondi, il palazzetto dello sport, città di Fondi, di Via Mola, di Santa Maria. I giocatori ci danno il 5, quindi si può partire subito con la cronaca diretta di questa partita, con Rotaru che la dà ad Antic. Partita solida ieri del Romagna, anche se il Fondi ci ha messo più di uno zampino. Attenzione a Rotaru, la palla arriva per Essam, gran parata del portiere, vai, gol, 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 quindi gol, subito in vantaggio il Romagna. Attenzione qui a Micheli, rete, rete, subito il pareggio del Fondi con Micheli. Ieri per qualche minuto addirittura il Romagna è stato avanti di 6 gol, poi nel finale il Fondi è riuscito nell'impresa di andare avanti di un gol, poi perduta veramente per un non nulla, ma è vero anche che quando sei sotto le 6 gol poi devi recuperare, arrivi magari alla fine sei anche meno lucido rispetto al previsto. Anzi, c'è Sam Rotaru, attenzione a Mazzanti che si muove bene, stavolta bene, poi la palla, la rete, la rete del Romagna con Essam, 2-1. Buono qui il passaggio per Cagnese che prova a servire sull'ala, poi Essam recupera la palla. Attenzione a Rotaru, il tiro, la rete! La rete di Rotaru!
quindi il 3-1 per la formazione di coach Melis, con Diego Tresco già ad inseguire. Manoli ieri è incommiabile alla sua prestazione. La palla per Loftus Abag. Cagnete si muove bene nell'area, poi subisce fallo. 9 metri per il Fondi, 2 minuti e 20 di gioco, 3-1 per il Romagna. Vediamo se il Fondi farà un altro tipo di partita rispetto a ieri. Corsi del Sanchez era imbufalito a fine partita, ne aveva anche ben conto, a dire la verità. Fondi che veramente ha giocato una partita brutta, quasi avesse già ipotizzato un'eventuale vittoria, che però poi insomma è andata a favore del Romagna. Il Fondi si deve lasciare ferite neanche 24 ore dopo. Siamo nuovamente qui al palazzetto dello sport di Piamola di Santa Maria a raccontarvi gara 3, l'ultima di questa serie tra il Fondi e il Romagna. Ricordiamo, a Rubiera questa sera si giocherà l'ultima gara anche tra il Secchia Rubiera e il Carpi. Anche loro hanno portato la serie a gara 3, due pareggi consecutivi. E Cagnetti prova la conclusione deviata, c'è tiro d'angolo per il Fondi, sarà Miceli alla battuta. Manoli chiama il movimento di Miceli. Cagnete per Fry, prova ad alzarsi bene, poi ancora un tiro deviato, c'è ancora un tiro d'angolo, perché Redelli era convinto che si potesse ripartire con il possesso di Romagna, non è così. Hamza, subito circolazione di palla con Cagnete, bravissimo qui Redelli, però subito recupera la palla in fondo con De Luca per El Sabag, poi perde una palla il giocatore di casa, però c'è un 9 metri per il Fondi per un fallo insieme al Sabag. Manoli può andare a sfondare, poi cambia idea, serve Hamza, tira ancora, ottima parata di Redelli, ancora 7 metri stavolta, 7 metri per il Fondi, quindi 4 minuti e 20 di gioco. 7 metri Cagnete contro Redaelli, bella sfida, rete 2-3. Ossia sembra già un po' diversa rispetto a ieri, vediamo se confermeranno queste impressioni. Rotaru per Antic, attenzione la palla per Essam, che perde palla De Torre, il capitano del Fondi vuole far ragionare i suoi. Cagnete, Manoli, il duo argentino con il portiere Facundo, un trio importante nell'economia del campionato del Fondi. Manoli, Cagnete, Hamza, De Luca, vediamo se De Luca riuscirà a riscattarsi dopo le prestazioni opache di Luca, vedete che era ancora bravissimo Redaelli. Bravissimo Redelli, ieri protagonista di alcuni interventi veramente superlativi. Ottimo qui il suo intervento ancora sulla conclusione. Il giocatore di casa, Cagnete, Hamza, ancora fanno girare palla il giocatore di casa da Hamza, poi Cagnete ancora, bravissimo Redelli. In gran forma Redelli, e sono passati appena 5 minuti e mezzo di gioco. Transizione subito sull'ala, poi attenzione, rete! La rete del Romagna con il numero 6 Albertini, gran bel gol. Subito riparte in attacco il Fondi, sembra un approccio diverso questo dei giocatori di casa rispetto a ieri, non che ci volesse molto, però è già diverso l'approccio alla partita. Andiamoci conto anche che si è giocato non meno di 24 ore fa, quindi oh mamma mia, qui il palo fa tremare la porta di Redelli, c'è ancora un 9 metri per il Fondi, no, tiro d'angolo, quindi tiro d'angolo per il Fondi. Cagnete per Manoli, si muove Miceli intanto senza palla. Fry viene, attenzione la palla per recuperata da Cagnete per Manoli, Manoli ancora bravissimo Redelli. C'è un fallo in attacco, una spinta di Manoli sul difensore, può partire in transizione il Romagna, subito
la palla per un 9 metri intanto, e Sammi. Sostituzione veloce subito per il Romagna, Antic. Per Mazzanti ancora, trovano la... Ah, qui perde palla il Romagna, 7 minuti di gioco, 4-2 per gli ospiti. Ricordiamo, non ci sono più prove d'appello, qui bravo Hamza, e rete! Bel gol questo di Hamza, buona anche la manovra che ha portato a questo gol del Tunisino, transizione veloce del Romagna e la buona parata di Facundo. Stavolta Micheli però va a subire, dai Hamza che va a subire fallo e può ripartire il Fondi. Cagnete, ottimo, ottimo, ottimo approccio della partita nel Fondi, anche il pubblico si carica. Ancora Cagnete per Hamza, attenzione perché fra poco potrebbe, l'arbitro di campo potrebbe alzare il braccio per il passo di Tirana. Micheli, che errore di Micheli, si mangia le mani la panchina fondana. Oh, qui Rotaru, buono ancora Rotaru, gran parata di Facundo che salva la sua porta, ma c'è un 9 metri per il Romagna. Ottimo l'intervento comunque di Facundo, che non è da meno rispetto a Radelli. Questa sera probabilmente vedremo veramente protagonisti i portieri come non mai. 36-35 ieri sera il risultato finale, una partita pazzesca, Romagna addirittura a metà secondo tempo avanti di 6, poi il Fondi è riuscito a recuperare, ma arrivando a fine partita poi perde anche la lucidità, continuando a rincorrere. Tanto c'è ancora un 9 metri per gli ospiti, la difesa fondana comincia a stringere un po' le maglie. Tanto attenzione, prova il tiro! Antic, alto! Vanoli subito, transizione veloce per Cagnete, che si muove bene per Vanoli, ottimo il no look pass del numero 14 al suo compagno di squadra e di nazionalità. Tanto esce che corre e rientra El Sabag, il pivot di origine egiziana. Hamza, ancora per Cagnete, tanto si muove anche Vanoli, eccolo che viene servito, gran parata di Redelli con il piede sinistro, altro ottimo intervento del portiere del Romagna, più attenzione, sfondamento, e infatti per sfondamento il pubblico di casa applaude la decisione degli arbitri. Intanto c'è un probabile time out, no, è successo qualcosa, vediamo cosa decidono gli arbitri. Perdone, c'è una... Non sta funzionando il tabellone. Ah, ok. Ecco, perché si era fermato il tabellone principale. Punteggio comunque ancora 4-3 per il Romagna. Adesso sembra che al decimo minuto tutto sia tornato nella norma. Quindi si può ripartire. Dicevamo, si riparte meglio, uno sfondamento in fase d'attacco del Romagna. Vanoli, Hamza, De Luca. Era a un certo punto Hamza ha giocato all'ala gli ultimi minuti, mostrando anche di saperci fare, segnando anche 3 minuti, 3 gol, giocando proprio all'ala, è stato anche un buon contributo poi alla squadra. Attenzione a Hamza, la finta per Vanoli che va a partire fuori, però c'è tanto un 9 metri per il Fondi, probabilmente anche in 2 minuti per Antic, un
importantissimo, 7 metri intanto per il fondo e 2 minuti per Antic, quindi per i prossimi 2 minuti il Romagna giocherà con un uomo di movimento in meno e sarà costretto a giocarsi l'extra player, togliendo il portiere e mettendo un giocatore di movimento, almeno per cercare di pareggiare il numero degli effettivi sul parquet per quanto riguarda la fase d'attacco. E così è infatti. Quindi fino al minuto 12:37 il Romagna giocherà con un uomo in meno, il giocatore più importante poi Antic di Domenico, Rotaru, ancora di Domenico, si muove intanto il numero 6 Albertini e Sam, poi attenzione perché Romagna rischia di perdere questa palla. Occhio alla palla sull'ala, la palla sbagliata e fa ripartire il fondo in attacco con Cagnete. Adesso deve imprimere un'accelerazione la formazione di attenzione a De Luca, palottella, rete di De Luca, si parte fin dal primo tempo con le grandi emozioni che solo uno sport come la pallamano può regalare. Chiarini, Rotaru, Mazzanti, muove le catene, la fase d'attacco del Romagna con l'out di sinistra. Chiarini, ancora per Albertini, ancora Chiarini, Mazzanti, attenzione, prova a sfondare come ieri, stavolta però trova la porta chiusa e c'è un 9 metri. Ieri veramente Mazzanti ha fatto il bello e il cattivo tempo in alcuni momenti della partita, ancora Mazzanti, stavolta però c'è ancora un fallo, attenzione ad Arena, non deve farsi prendere dalla frenesia il numero 38 dell'HC Fondi. E Sam, ancora a tiro, stavolta bella la difesa del Fondi, ottimo ancora il portiere, sfondamento Cagnete. Pensavamo di dover aspettare gli ultimi 10 minuti per dare maggiore enfasi alla telecronaca, ma invece qui fin dall'inizio della partita, ricordiamo, si è giocato neanche 24 ore fa, possiamo renderci conto veramente dello sforzo che stanno compiendo questi ragazzi questa sera sul partito di Via Mola di Santa Maria. Attenzione, il Sabacchi si muove bene, grande rete del Sabag, bravissimo a muoversi nella difesa del Romagna, attenzione gli altri, pareggio, il pareggio del Romagna subito, la caparbietà della formazione di Dos Medici, intanto si è fatto male un giocatore del Fondi, Arena, e Sam si va a sincerare delle condizioni dell'avversario, si va anche a scusare con lui, però Arena non la prende benissimo, cose che capitano, solo chi non ha mai giocato non può capire certe emozioni, si può soltanto limitare a fare demagogia. Intanto 13 minuti dalla partita, ottimo questo primo tempo fino a questo momento. Neanche 24 ore fa eravamo qui seduti a raccontarvi gara 2. Stasera ci si gioca tutto in 60 minuti. Arena, Cagnete, ancora Cagnete, Frai, si muove il Sabag, attenzione a Frai che può andare dentro, ancora Redelli, De Luca recupera una buona palla, una buonissima palla. Cagnete, Arena prova a sfondare, 9 metri, sembra che Arena si lamenta con gli arbitri. Cagnete poi, oh, Abza, 6-5 fondi, no, 7-5 fondi, scusate. Oh, Antic traversa, la partita sta cambiando soprattutto perché sono i Fondi che già fin dall'inizio comincia a dettare legge e far prevalere anche il fattore campo. Rotaru, Mazzanti, ancora Rotaru, ancora Mazzanti,
attenzione al movimento per Sam, perde palla, poi sono 9 metri. Ancora Mazzanti, grandi emozioni fin dal primo tempo. Signore e signori, restate seduti perché questa sera veramente ci sarà veramente da godersi un grande spettacolo. E magari a fine partita poi godersi anche le fasi finali della partita tra il Secchia Rubiera e il Carpi, per vedere chi delle due riuscirà a salvarsi. Intanto entra il capitano del Fondi, De Torre, capitano di mille battaglie. Forse De Santi se carica i suoi. La partita è completamente diversa rispetto a ieri. Ieri il Fondi, almeno per almeno 45 minuti, è sembrato la brutta copia di quello bello visto a Imola sabato, non più tardi di sabato sera. Qui buono il movimento di Rotaru. Ottimo qui il movimento di Rotaru a bilanciare Arena, che quindi si va a beccare in 2 minuti. Quindi per 2 minuti il Fondi giocherà con un nuovo movimento in meno. Sarà costretto a giocarsi l'extra player quando giocherà in fase d'attacco. Intanto il Romagna riparte con Mazzanti e Antic. Antic, attenzione perché... Oh! Rafferati, ancora! Bellissima parata di Facundo! Che corre! Raffredda tutto che corre! Dice calma! 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 Entusiasmo Vescelle, c'è il volo di Santa Maria, fin dal primo tempo, mamma mia! Signore e signori, no way out, non ci sono la via di uscita, chi vince è salvo! Chi lo avrebbe mai detto? Fry Hamza, De Luca, Cagnete, subito per Fry! Fry, oh, stasera è in gran forma, qui un fallo di Essam su... Cagnete, 2 minuti per Essam. Non l'ha presa benissimo. Quindi si raggiunge la parità numerica anche per quanto riguarda i 2 minuti. Anche se con 30 secondi in vantaggio del Fondi, intanto c'è un problema riguardo del parquet. C'è subito un esponente della società fondana che va ad asciugare il parquet anche per preservare l'incolumità degli atleti in campo. Non ne smetteremo mai di ripetere che questi ragazzi hanno giocato non meno di 24 ore fa, una cosa anche abbastanza anomala per uno sport che poi in fondo dilettantistico come la palla a mano. Oh, buona la palla per Micheli sull'ala, poi scambio con Cagnete, era buona l'idea, peccato che poi è stato chiuso bene Micheli. Ancora Hamza questa sera è veramente un peperino. E la rete! E la rete di Vanoli! 8-5 Fondi! 8-5 Fondi! È tutta un'altra partita! E un altro Fondi questa sera! Ieri sera vi possiamo garantire che il volto di Torci De Santis era buio, uguale al buio all'esterno del palazzetto degli Amola di Santa Maria. Mai visto così rabbuiato Corsi De Santis come ieri sera. Questa sera i suoi stanno disputando un'ottima partita e in Fondi comincia a far vedere anche le unghie. Attenzione, qui salva la difesa del Romagna con Mazzanti che riesce a salvare la sua porta e intanto rientra Redaelli in porta. Vanoli, mamma mia, emozioni fin da subito, preparatevi perché nel secondo tempo sarà veramente un grande spettacolo. Se questi ragazzi mantengono questo ritmo nel secondo tempo ci sarà da divertirsi qui. Attenzione, ancora un 9 metri. Buono anche l'impatto di Micheli questa sera. Vanoli, Cagnete un po' in ombra fino a questo momento. Anche se... Oh, sull'ala! Oh, peccato! Poteva andare subito, poi ha avuto un momento di paura. Cagnete! Oh! Cagnete! Non facciamo in tempo! Non facciamo in tempo! A dire qualcosa! È stato time out!
con Melis. 18 minuti e 10. 18 e 10. Andiamo a correggere anche il tempo. Dicevamo, non facciamo in tempo a esprimere una critica a Cagnete, che subito si smentisce con un gol meraviglioso, un vero e proprio colpo di biliardo sotto l'incrocio dei pali, dove neanche Redaelli riesce ad arrivare. Coach Melis è arrabbiatissimo con i suoi. È tutto un altro Fondi, è un approccio diverso della squadra di Coach De Tattis, che adesso veramente sta facendo prevalere il fattore campo. Tarantolato De Santis, vorrebbe scendere anche lui sul parquet. Tanto rientra anche De Luca. Bellissimo il gol anche di De Luca, prima un cioccolatino con un palombella a superare il portiere Regaelli. Arena è pronto a rientrare anche in campo il giocatore dell'HC Fondi. E Sabag discute con Fray Hamza. Mazzanti, Antic. Ancora Antic per Mazzanti. È tutto un altro Fondi, è proprio tutta un'altra partita, probabilmente anche più equilibrata. Mazzanti, attenzione. Buona chiusura, attenzione perché c'è rischio di passivo per il Romagna, attenzione. Eccolo, passivo, attenzione. Il Romagna deve accelerare la conclusione. Antic, cambio, rete. Bellissima, bellissima. Interrompe la scia positiva del Fondi. Albertini con un bellissimo gol. Stavolta neanche Facundo è riuscito a evitare questa segnatura, però l'importante è che la partita sia equilibrata e si possa raccontare veramente tutte le emozioni. Ottimo qui Arena, rete, rete di Arena, 10-6 Fondi, 4 di vantaggio per i locali. Finalmente una bella partita. Bellissimo il gol di Lo Cicero. Mamma mia, mamma mia. 10-7 Fondi. Il Romagna riesce a rimanere comunque in scia, segnando subito il possesso successivo, almeno 4. Questo psicologicamente può essere anche un fattore importante per la squadra di Coach Melis. Intanto si muove senza palla De Luca. Arena. Ai! Traianza! Questa sera immarcabile il tunisino. Ancora transizione di Romagna in attacco, la Luce sull'ala, fuori. Poi c'è un fallo, probabilmente c'è un, vediamo un po', e anche 2 minuti per El Sabag e 7 metri per il Romagna, 20 e 25. Ottimo, ottimo, ottimo primo tempo da parte di tutte e due squadre, ma il Fondi è sicuramente più... Parata! La recupera a rete! Rete! Miceli, Miceli, ottimo minutaggio fino a questo momento, 21 minuti di gioco quasi, 11-8 Fondi. Ogni volta che il Fondi arriva a più 4 il Romagna riesce comunque a mantenersi in linea di galleggiamento sotto almeno 3. Ancora un time out, stavolta chiamato da Coach De Santis, quando siamo esattamente al 21esimo minuto. Signori, è veramente una bella bella partita questa sera,
siamo veramente giocando un'ottima palla a mano, ma soprattutto anche per merito di un altro Fondi rispetto a ieri. Certamente giocare una partita intera a recuperare, arriva poi alla fine queste ante meno lustro del previsto, poi nell'economia di 3 partite in 4 giorni, questa è una cosa che chiederemo anche a fine partita ai 2 coach che verranno ai nostri microfoni. Intanto sono le 19.58, punteggio 11-8 per l'HC Banca Popolare di Fondi, gara 3 di playout stagione 2022-2023, Serie A Gold. Mamma mia, chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Mamma mia. Ci vuole sempre uno schiaffone per riuscire a riprendersi e ritrovare quella lucidità perduta nella gara di ieri. E il Fondi quest'oggi ha accusato il colpo e sta dimostrando di giocare un'ottima palla a mano. Anche il Romagna sta trovando difficoltà. Ieri punteggio altissimo, 36-35. Se pensiamo che all'andata abbiamo segnato 41 gol, 22-19, ieri 71. E fa capire insomma la partita veramente come si è giocata, con una grande intensità, senza neanche un risparmio di forze da parte di nessuno degli atleti che sono scesi sul parquet. Arena! La rete, gol, quindi il gol, gli arbitri danno il gol, 12-8 Fondi, ancora più 4, il Romagna deve cercare di trovare ancora un altro gol per tornare almeno 3. Attenzione, buono qui il passaggio per Tascinari, buono il movimento del pivot. Mazzanti, Antic, probabilmente c'è bisogno anche di Antic adesso, della sua forza sull'ala, dalla palla alla traversa, la traversa, la palla esce fuori. Sono piccoli segnali, intanto il Fondi deve giocarsi l'extra player a causa dei 2 minuti del Sabag. Vanoli, De Luca, marcatura a tutto campo di Ramondini su Tagnete, adesso Ramondini a tutto campo sul Cagnete, distante subito con il decorre, attenzione Manoli, Hamza, no, è Arena, ah, peccato, buono il movimento, colpito alla testa il giocatore di Tassa, c'è un 9 metri per il Fondi. Intanto rientra in campo anche Livoli con il 27, un altro giocatore che ha dato il suo contributo in questa stagione. Vanoli, buono per Livoli, che però poi viene chiuso, ancora Arena, vanno poi passi, quindi può ripartire il Romagna, ancora sotto di 4, Tascinari, si hanno sprecato e ha sprecato un'altra occasione il Romagna, dicevamo si hanno sprecato anche un'occasione i padroni di casa. Tanto può ripartire Arena. Quindi Arena per Cagnete, si muove Livoli senza palla, attenzione, che corre, va a fare il pivot, poi la palla viene presa con il piede del giocatore della Romagna e quindi c'è un 9 metri per il Fondi e anche i 2 minuti per il numero 8 Chiarini, il vice capitano del Romagna. 23:57, andiamo a segnare anche attenzione per lì, peccato, però viene colpito in faccia, attenzione, fermi tutti, colpito in faccia il portiere del Romagna, attenzione, viene chiamato anche
Rivoli, 2 minuti per Rivoli. Quindi fondi a 2 giocatori fuori, dovrebbe entrare tra poco anche El Sabaggio. Questo posto si sta sacrificando nel ruolo di pivot Capitan De Torre. Tanto sembra che il portiere del Romagna Lombes abbia preso un bel colpo, insomma, non è proprio il massimo della felicità prendere un colpo in faccia, soprattutto con la velocità di questa palla che diventa molto pericolosa. Tanto i giocatori discutono, nel frattempo vediamo di capire quando potrà ripartire il tempo. 12-8, 24 minuti e 12. Primo tempo bello, piacevole, soprattutto perché la partita adesso è equilibrata, anche se il Fondi adesso comincia veramente a far prevalere il maggiore tasso tecnico, ma soprattutto c'è anche una maggiore attenzione ai dettagli, quelli che poi sono costati anche i play-out alla squadra di Corsi De Santi. Intanto può ripartire il Romagna con il portiere Regaelli, si riparte da dove si era fermato. Fondi con 2 uomini di movimento in meno, ma manca veramente poco anche alla fine dei 2 minuti per El Sabag. Cassinari per Antic, si muovono le catene di Romagna, attenzione ad Antic, però questa sera sembra molto restio a provare. Intanto recupera la palla e Fondi, no, c'è un probabile tiro d'angolo, sì, tiro d'angolo per gli ospiti, che possono quindi ragionare come gestire questa palla in attacco. Buono il passaggio per Essam, rete di Essam. 25esimo minuto, 5 minuti alla fine del primo tempo, in Romagna rimane sempre in linea di galleggiamento, meno 4, meno 3, e probabilmente il Fondi dovrebbe anche fare mea culpa su alcuni possessi, quando era sul più 4 poteva andare anche sul più 5. L'importante, per vista dal punto di vista del Fabio Corsi De Santis, è... Oh! Arena! Dicevamo appunto, l'importante è trovarsi davanti, perché poi in una sfida dove non c'è più prova d'appello, trovarsi davanti è sicuramente migliore di stare ad inseguire, con tutto quello che poi ne consegue dal punto di vista fisico e della lucidità anche, perché ricordiamo, si è giocato sabato e si è giocato ieri. Una decisione alquanto discutibile questa della federazione. Intanto c'è, fanno sentire anche i sostenitori di casa. Cassinari però risponde bene il portiere Facundo, 26-02. Mamma mia, pensavamo di dover attendere gli ultimi minuti della partita. Intanto c'è un giocatore del Romagna che si è fatto male, Capitan De Torre lo va a soccorrere. Intanto esce fuori per dare il cambio ad Arena. Fondi si aspetta molto anche dal suo numero 38. Non abbiamo fatto in tempo prima a dire qualcosa su Cagnete, che ci ha smentito con un colpo di biliardo, mamma mia, meraviglioso. Cagnete, Vanoli, De Luca muove le catene alla squadra di casa, e c'è una Cagnete, va bene, rete più 5 fondi, più 5 fondi. Adesso psicologicamente è una massata per il Romagna. Attenzione, ancora rete del Romagna, che arriva a 10, 26-46. Mamma mia, emozioni fin dal primo tempo. Signore e signori, vediamo il tempo all'intervallo di poter organizzare bibite e popcorn, perché nel secondo tempo ci sarà veramente da divertirsi. Gran bella partita,
dalla piattaforma di Eleven Sports, vi stiamo raccontando la diretta di gara 3 tra HC, Banco Popolare di Fondi e il Romagna. De Luca, Hamza, marcatura a uomo su Arena. De Luca, potrebbe essere anche un vantaggio. Hamza, buono, peccato, sarà ancora un fallo stavolta di Massanti. Massanti questa sera diciamo che è tornato umano rispetto a ieri. Tanto il Sabato discute con gli arbitri. Buono qui, tagliate il movimento. Peccato, peccato, peccato. 27 minuti e 35 secondi. Buona la transizione sull'ala, rete! 14-11, Romagna rimane in linea di galleggiamento. Si è trovato almeno 5 mini break, 2-0 per la formazione di coach Melis. Mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Signori, secondo tempo ci divertiremo ancora di più, ne siamo sicuri, se sono queste le premesse. Qui la buona palla per El Sabag. Rigore, rigore per il Fondi, rigore per il Fondi, rigore per il Fondi. Cagnete non aspetta, vuole prendersi lui la responsabilità. Tanto c'è un altro 2 minuti probabilmente per Di Domenico. Cagnete non ha voluto. Attendere neanche un istante, ha preso la palla. Davvero leader, questo è un gesto da leader della squadra. Cagnete contro Redahelli, gran sfida, e ancora segno, 15-11. Da qualunque punto di vista la si guardi, è importantissimo riuscire a mantenere il vantaggio di 4-5 gol, perché poi costringe l'avversario a dover forzare anche le conclusioni e a sbagliare. El Sabag, si ragionano su stavolta. Manoli raffredda tutto, mette in ghiaccio la palla, Cagnete, e va subito in transizione veloce il Gauza per un palo di Frai. Ottima partita fino a questo momento, è veramente una bella partita, signore e signori. Rete, bellissimo il gol di Domenico, bellissimo. 15-12, 29 minuti 30 secondi. Perde una palla in tanti solo di casa. Quella Romagna che va in transizione, la rete! La rete del Romagna, 15-13, mini break veloce, il tiro di Paralto deviato, poi ancora in Romagna in attacco, attenzione alla deviazione fortunosa di Vanoli, mamma mia, 15-13. Sì, 15-13 alla fine del primo tempo. Signori, noi vi diamo soltanto il tempo di poter organizzare con popcorn, lattine, tutto quello che volete, perché il secondo tempo sarà veramente divertentissimo. Vi diamo appuntamento a fra 10 minuti per raccontarvi le emozioni di HC Banco Popolare di Fondi Romagna, primo tempo 15 HC Banco Popolare di Fondi 13 Romagna. A dopo.
16-13. Io chi ha giorni? 15-13. Ma tu c'hai 15 o 16? 15. Io stranamente ero 15. Se è 15, metto 16, no, vabbè, però io sono qua 15. Alla serie del titolo. Sì, fammi sapere la mia, fammi sapere Alessandro, per favore. No, perché avevamo un dubbio che fosse 15-13 o 16-13, avevo 15 e poi grazie a dopo da ciao. Dimmi. Ah, va nel 64, ah, Lombes, ok, perfetto, ok. Sì, ok, perfetto. Ok, va bene, ok, a dopo. Ok, no, va bene. Ok, a dopo, ciao. Thank you.
Quindi, signore e signori, ben ritrovati in diretta dal Palazzetto dello Sport di Via Mola di Santa Maria per raccontarvi gli ultimi 30 minuti della sfida infinita, sembra, tra HC, Banca Popolare di Fondi e il Romagna. Partiamo subito scusandoci con i sostenitori romagnoli per avere sbagliato il portiere. E Lombes con il numero 64, adesso in porta c'è il portiere Redelli. Quindi il Fondi in questo momento riparte con il primo possesso del secondo e ultimo tempo di questa sfida contro il Romagna. La serie è sull'1-1 dopo il 22-19 dei ragazzi di Corsi De Santis sabato sera in quel di Imola. Ieri il Romagna è riuscito nell'impresa di vincere 36-35 qui a Fondi. Questa sera, neanche 24 ore dopo, ancora a gara 3. E il Fondi in attacco, rete con Micheli, subito a segno. Dicevamo, questa sera Fondi e Romagna si stanno giocando l'ultimo, attenzione però, attenzione. Il gli arbitri non hanno preso provvedimenti nei confronti di De Luca. Dicevamo, il punteggio adesso è di 16-13, il primo tempo si è chiuso con un mini break degli ospiti, un 2-0 che ha riportato lo svantaggio di... questo di Tagnete, 17-13, parte subito bene la squadra di Corsi De Santis, riportandosi su sul 4 in Romagna, è costretto adesso a giocare con... i secondi contati. Intanto c'è una buona difesa del Fondi, ancora 9 metri e Sam Antic per lo Cicero. Antic, lo Cicero si muove, e Sam, lo Cicero ancora, e Sam Antic si può, Antic stasera sembra, traversa di lo Cicero, la recupera Romagna per la palla e termina fuori, possesso Fondi, 2 minuti e 12 minuti, De Luca. Dicevamo, il Romagna ha chiuso il primo tempo con un mini break di 2-0, portandosi a meno 2. Il Fondi in questi primi 2 minuti ha riportato il vantaggio in più 4. Attenzione, chi ha un pasticcio che stiamo per combinare, ragazzi di Coach De Santis, qui buono il movimento senza palla di Essabaglia a chiudere, ad aprire anche lo spazio per Hamza, il portiere Redaelli para molto bene, attenzione alla transizione per Essam, chiuso molto bene ancora per Doco, poi ancora palla persa dal Romagna, no, c'è un 9 metri, buona la difesa del Fondi. Di Domenico e Sam, Antic, lo Cicero, si muove bene, poi tira, bravissimo, il portiere per ancora un 9 metri per il Romagna, 9 metri per il Romagna, Antic probabilmente non sta benissimo perché ancora, ottima parata di Facundo, accusa anche il colpo, probabilmente è stato preso nelle parti nobili. Intanto De Luca, sul fianco, che non è certamente piacevole. 4 minuti del secondo tempo, Arena, Hamza, gran parata di Redaelli, cosa ha tolto Redaelli dall'angolo, transizione di Antic, subito rete del Romagna, 17-14, primo gol dopo 4 minuti del secondo tempo per gli ospiti.
nella gara 1 il Fondi nel secondo tempo ha fatto segnare nei primi 14 minuti soltanto un gol ai padroni di casa. Qui buona la transizione per un Micheli, stavolta però è una mozzarella quella che viene presa dal portiere Redelli, che mostra anche i pugni, non l'Utpes, e c'è un fallo in attacco del giocatore di Domenico, che va anche a discutere con gli arbitri, rischiando di beccarsi anche un 2 minuti. Antic lo calma. Ah, ok, quindi c'è un giallo per la panchina del Romagna, anche magari a Coach Melis, che viene invitato a stare anche più tranquillo. Intanto parte l'attacco del Fondi con Fray Hamza, abbiamo sistemato anche il cronometro, prepariamoci perché saranno gli ultimi 25 minuti da brividi. Intanto comincia a scendere le luci della sera, buono qui, ha peccato, però questi tipi di giocate acrobatiche potrebbero essere evitate anche con un minimo di concentrazione in più. Antic, chiama lo stema Antic su Loci Cerosi, viene servito in questo momento ancora Antic, e Sam si muove, Antic senza palla, si muove anche Mazzanti, attenzione Mazzanti questa sera è tornato sulla terra, ottima parata di Facundo, ancora un'ottima parata di Facundo. Questi poi diventano dei colpi di rasoio che fanno male non tanto alle gambe ma dal punto di vista mentale. Qui rete di Hamza, rimarca subito in Romagna con Antic, rete, eccolo qui Antic, che gol, mamma mia, due bei gol, sia quello di Hamza che quello di Antic, gran gol questo del giocatore numero 88 del Romagna, De Luca. Intanto c'è qualche battibecco, ma nulla di che, insomma. C'è addirittura un gioco uomo adesso del Romagna su Arena, Vanoli, anche se perché Vanoli è incontenibile. Vanoli ieri nel secondo tempo ha veramente cantato e portato la croce in maniera encomiabile. Anche adesso, attenzione, viene messo a terra. C'è un 2 minuti per un giocatore del Romagna, eccolo qui. Deve stare anche attento ed è Mazzanti che va a prendersi 2 minuti. C'è da dire che ieri veramente Mazzanti ha fatto il bello e il cattivo tempo nell'attacco delle Fondi, e oggi probabilmente risente anche fisicamente delle fatiche di ieri. Fondi riesce a mantenere un vantaggio di 3-4 gol, è importante soprattutto dal punto di vista mentale, perché ieri il Fondi ha subito questo tipo di situazione arrivando anche sotto di meno 6 recuperando, è vero, ma poi nel finale vai a pagare dazio perché perdi lucidità proprio nei momenti fondamentali. Adesso probabilmente si è capovolta la situazione, adesso è il Romagna che deve cercare di recuperare, e ogni minuto che passa, ogni gol che recuperi, c'è sempre un gol in più da recuperare, diventa sempre più difficile. Su gala per De Luca, no, salta, finge, attenzione, passivo per il Fondi, Micheli, rete di Micheli, ottima la prestazione anche di Micheli, e il Sabag zoppica, attenzione, perché il Sabag zoppica, forse De Santis probabilmente ancora non se ne è accorto, ma il Sabag zoppica. Attenzione a Locicero, Antic, Locicero, ancora Antic, si sente anche il pubblico del Palasportivo Via Mola di Santa Maria, di Domenico e Sam, Antic, Mazzanti, Antic, attenzione,
va a sfondare, chiude bene la difesa del Fondi. Ancora un 9 metri per gli ospiti. Passano i minuti, ne mancano circa 22 alla fine. Signori, c'è ancora veramente tutta una vita da giocare. Qui buona per Antic che prova a venire chiusa. Passi 8 e 20 del secondo tempo. 19 Fondi, 15 Romagna. Psicologicamente Romagna sta vivendo la situazione che ha vissuto ieri il Fondi, ma questa sera il Fondi mentalmente è molto più preparato. Sembra di rivedere la squadra che ha giocato a Imola. Gran parata questa volta di Regaelli, gran parata di Regaelli. Che parata, mamma mia, che parata, mamma mia, ha completamente strozzato il gol. E sa rete, rete, 20-15 Fondi. E Sam, scusatemi, è Sabag, stavo presente dall'emozione, è il Sabag, ottimo, Di Domenico, Antic, stavolta in Romagna è più difficile, adesso la partita per loro. Anche c'è costretto a provare lui la conclusione. Ci vogliono le mani di ghiaccio per trovare un tiro. Intanto c'è un time out chiamato da Coach Medic. Quindi riepilogando, 9 minuti e 41 secondi del secondo tempo. Palazzetto dello Sport, Via Mola di Santa Maria, la piattaforma Element Sport. Vi stiamo raccontando gara 3 di playout stagione 2022-2023 della Serie A Gold tra HC, Banca Popolare di Fondi e Romagna. Il punteggio vede i padroni di casa in vantaggio 20-15. Finisce così la partita. Il Fondi andrà, si salverà e tornerà a giocare la prossima stagione in Serie A Gold. In Romagna dovrà attendere la perdente tra l'altra partita che si disputa questa sera, si sta disputando da qualche minuto tra il Secchia Rubiera e il Carpi. Entrambe le partite sono finite in pareggio, in uno sport dove veramente il pareggio è qualcosa di improponibile. È accaduto due volte su due, 26 pari sabato, 25 pari ieri. Incredibile a vista, il Carpi ieri ha avuto l'occasione anche di vincere la partita andando anche più 4 più 5, ma come è successo ieri a Fondi, con la differenza che ieri si è pareggiato, almeno per quanto riguarda il Palaborsi di Rubiera, mentre a Fondi in Romagna ha vinto per 36-35. Dopo avervi raccontato anche un po' di cronistoria delle due partite di ieri tra Fondi e Rubiera, torniamo a raccontarvi le emozioni in diretta di questo gara 3 di playout tra HC, Banca Popolare di Fondi e Romagna. Mazzanti, Antic, viene tirato per la maglia, attenzione. Arena, no, De Luca, 2 minuti per lui. Insomma, De Luca non deve farsi prendere dalla frenesia, deve stare attento, deve stare calmo. 2 minuti per lui. Fino a quasi al 12esimo il Fondi giocherà con un uomo di movimento in meno, Antic. Adesso il Romagna deve cercare di accelerare i tempi con un uomo in più. Dato che prova la palla, Mazzanti, bravissimo, vediamo se riesce ad andare il prossimo gol. Rete 21-15 più 6 volti, massimo vantaggio della partita. Antic recupera ancora la palla, il gol di Don Vigeli, ancora tanto gol, ancora tanto gol. 22-15, due gol importantissimi di Vigeli, incostanti come non mai in tutta la stagione, in un minuto Vigeli chiude la porta a tutti i 13 mercati in Romagna, va a segno con Rotaru. Che partita, un giocatore in meno, due contropiedi del Fondi, massimo vantaggio di più 7, adesso più 6, mamma mia, 11 minuti del secondo tempo, più 6 Fondi,
partita emozionante, ma ancora non è finita. El Sabag, poi ancora per Fanoli, fallo, 9 metri, 11 minuti e mezzo, mamma mia, partita spettacolare, signori. Se siete in piedi sedetevi, perché qui c'è veramente ancora molto, molto da divertirsi. C'è veramente molto, molto da divertirsi. Gran partita. Si è cambiato completamente l'inerzia. Ieri Romagna ha giocato quasi tutta la partita in vantaggio, venendo recuperato nel finale. Ma poi, come dicevamo anche prima, la lucidità è venuta a mancare ai ragazzi di Corsi De Santi, che non sono riusciti nell'impresa di riuscire a pareggiare. Un eventuale pareggio avrebbe fatto salvare i fondi già ieri sera. Intanto un contropiede per Mazzanti, rete, meno 5, subito a segno Mazzanti. Attenzione, perché stiamo entrando nella fase calda, signore e signori. Sorseggiate adesso la vostra birra, perché fra qualche minuto veramente non avrete più neanche il tempo di riuscire a prendere il bicchiere. Cagnetti è rientrato intanto in campo per Vanoli, ma per Vanoli, per Hamza, rete! 22-17, Hamza, transizione veloce della Romagna, Antic, bravissimo, qui ancora in fondo a recuperare la palla con Hamza. Si è fatto male Mazzanti, probabilmente ha preso una storta. 12-19, signori, approfittatene adesso, un bel sorso di birra per ricaricare le batterie. Da qualche istante veramente vivremo gli ultimi appassionanti 15 minuti della partita. Si è fatto male Mazzanti. Applausi a El Sabag e Cagnetti, che vanno a Vanoli, non poteva essere altrimenti. Canta, porta la croce, fa anche l'infermiere Vanoli, fa tutto, incredibile. Il cuore di Vanoli è importantissimo in questa squadra. Ieri è stato probabilmente l'ultimo ad arrendersi, ed è proprio lui che andrà a il gol. Peccato per l'infortunio a Mazzanti, è veramente un peccato. Minuti e 45 secondi, Fondini, lui in campo per Rotaru. Adesso il Romagna deve giocare senza Mazzanti e Sam, devono velocizzare anche la manovra. Antic fa sportellate, poi prova la costruzione Rotaru, rete, bellissimo, 24-18, 13 minuti del secondo tempo, sembra una clessidra. Ogni istante che passa è un granello di sabbia che va via, ed è un granello della stagione 2022-2023 che si va a chiudere. Attraverso la piattaforma di Eleven Sport vi abbiamo raccontato le emozioni delle gare interne dell'HC Banco Popolare di Fondi. De Luca, rete, 25-18. E se ieri comunque non abbiamo legislato critiche al Fondi, questa sera invece la squadra di Corsi De Santis sta facendo una gran partita. Il Romagna è messo lì all'angolo, è difficile adesso per la squadra di Corsi Melis, siamo al 14°. C'è soprattutto una difficoltà maggiore per i giocatori ospiti di trovare un tiro pulito. Ieri sembrava veramente di vedere in alcuni istanti tomba Guido Cicero
Rosario Lautaro prova la conclusione, Carmine alta, dicevamo ad un certo punto sembrava di vedere Tomba che si liberava degli avversari come se fossero dei paletti in un Super G. Adesso invece oggi la partita è diversa, è completamente diversa. Cagnete sull'ala per De Luca, rete di De Luca, attenzione andiamo a più 8, attenzione andiamo a più 8, siamo al 15°, siamo a metà del secondo tempo, più 8, può essere veramente il colpo decisivo, attenzione più 8 nella serie, mai nessuna delle due squadre era arrivata a più 8 di vantaggio. E Sam Rotaru, adesso per il Romagna diventa tutto tremendamente più difficile, rete bellissima, bellissima questa rete a spegnere gli entusiasmi del pubblico di casa, 26-19, 15° minuto, signori stiamo veramente per vivere gli ultimi minuti di partita, teniamoci tutti insieme, godiamoceli insieme a voi. Marca dura uomo su Cagnete, sull'ala per Micheli Rego, Micheli in rete, ancora Micheli, gran partita del numero 7 del Fondi, chi l'avrebbe mai detto? Dal cilindro, Micheli, bravissimo questa sera il giocatore, tanto incostante, ma questa sera veramente importantissimo nell'economia della partita, soprattutto per i due gol segnati in contropiede in meno di un minuto, in meno di un minuto è riuscito a segnare due gol che hanno veramente rotto l'equilibrio fino a quel momento anche abbastanza precario della partita, spostando quasi completamente del tutto l'inerzia della partita stessa a favore dell'HC Fondi, ma il Romagna non si arrende, intanto 7 metri per il Romagna, 16 minuti e mezzo, signori ogni granello di sabbia è un istante in meno alla fine di questa stagione, 27-19 per il Fondi, mamma mia, sembra non finire mai questa partita, 16 minuti e 43, adesso come per il Fondi la partita può sembrare che non finisca mai, per il Romagna c'è anche troppo poco tempo e ogni secondo deve essere importante per riuscire a ottimizzare ogni possesso e cercare di farlo anche in meno tempo possibile, per cercare anche di mettere pressione poi anche sui giocatori di casa. Intanto buona la cornice di pubblico questa sera al Via Mola di Santa Maria. Ricordiamo che questa sera si gioca anche la semifinale di andata tra Milan e Inter, quindi chi è presente qui al palazzetto questa sera lo fa esclusivamente per amore della squadra dell'HC Banca Popolare di Fondi. Fuori anzi, c'è, questa sera Antic non c'è, questa sera Antic non c'è, infatti viene mai in panchina. Minuti, andiamo a sistemare anche il... a 7 minuti e 15 del secondo tempo. Rotaru, devono accelerare i tempi, la parata, no, però la palla termina fuori, quindi non c'è neanche giro d'angolo, comincio a salire l'adrenalina tra il pubblico presente qui al Via Mola di Santa Maria. De Luca, Hamza, Cagnete, Manoli, Micheli Manoli, buona per Hamza, parata, bellissima parata del portiere Lombes che va subito a rincorrere la palla, a far ripartire l'attacco del Romagna con Rotaru. Per Tondini, ancora Tondini, adesso il Romagna deve correre il Fondi, deve giocare anche sui secondi di cronometro, adesso sarà anche difficile perché ricordiamo che tutte e due le squadre hanno sulle gambe due partite e mezzo,
da sabato ad oggi, intanto 27 a 20, 18 minuti e 29 del secondo tempo, time out fondi, 18 minuti e 29, riepiloghiamo. In caso di vittoria del Fondi, la salvezza è per la squadra di coach De Santis. Il Romagna è rinviato a giocarsi tutte le sue chance di Serie A Gold attraverso la perdente tra Rubiera e Carpi, che stanno giocando da circa un quarto d'ora al Palaborsi. Ricordiamo, anche loro sono arrivati a gara 3 giocandosi addirittura due pareggi, da improbabile il pareggio nella pallamano, due volte su due, veramente clamoroso. Può succedere anche questo, ma poi è la bellezza dell'imprevedibilità dello sport. Quindi 18 minuti e 29 del secondo tempo, Coach De Santis non vuole mollare neanche un millimetro. Signore e signori, per il Romagna adesso è veramente no way out, non c'è più nessuna alternativa. Difendere forte, attaccare e mettere pressione al Fondi, con un mini break importante, di modo da riuscire a mettere in difficoltà il padre Coach De Santis. Però insomma, mi sembra che anche la squadra di Coach Melis non abbia più neanche la lucidità necessaria per riuscire ad effettuare una cosa del genere. Qui buono il passaggio per De Luca, che si guadagna 1,9 metri. Però noi abbiamo visto cose che, veramente, come diceva quella film, abbiamo visto cose che voi umani neanche potete immaginare. Qui con la palla a mano ne vediamo veramente tantissime. Qui fallo in attacco di Hamza e riparte il Romagna con Rotaru per Tondini, subito sull'ala, poi viene chiuso ancora Tondini, Rotaru, deve correre il Romagna, il tempo è suo nemico. Ancora un attacco del Romagna, la palla persa, signori, mancano ormai 10 minuti alla fine. Qualunque cosa state facendo, fermatevi, 10 minuti, non ci deve muovere nessuno. Hamza, De Luca, attacco subito del Sam, che però libera lo spazio per Vanoli, che serve Miceli, bravissimo qui il portiere Lombez, bravissimo Rotaru, subito lo scambio, bene, recupera la palla Cagnese, poi recupera la palla il Fondi. Vediamo che succede. Due minuti. Un minuto per il giocatore della Romagna, è stanno. Ok, quindi c'è anche un giallo alla panchina dell'HC, banco a volare di Fondi. Quindi adesso veramente la tensione è altissima. De Santis imbufalito. Tanto arriva un inserviente ad attuare il parquet. Signori, 19 minuti e 56 secondi, 10 minuti e 4 secondi alla fine della partita. Punteggio HC Banca Popolare di Fondi 27, Romagna 20. Questa sera tutto un altro Fondi, assolutamente, ma soprattutto un protagonista per tutti, Alessio Miceli. Partita importantissima questa da parte lui, da parte sua, veramente il giocatore che nemmeno ti aspettavi di vedere nel roster di inizio, è riuscito a guadagnarsi i minuti e a dare un grandissimo contributo alla causa del Fondi. Qui ancora Arena, 18-20 Fondi, 18-20 Fondi, 18-20 Fondi. Signori, mancano veramente 8 minuti e mezzo alla fine della partita. Anzi, 9 minuti e mezzo. Tondini. Che cosa si è inventato qui Tondini? Gran gol, eh? Gran gol. Ed è Sabag
a prendersi anche il 2 minuti. 20:46. Adesso sembra veramente che il tempo non voglia finire mai. Tanto esce anche il portiere Facundo per permettere l'ex player al Fondi. Ancora Vanoli, si riparte 20:47 in questo momento tra i Hamza. Adesso il Fondi deve semplicemente gestire, ma gestire facendolo con la possibilità di riuscire a portare il calciatore avanti. 20:21, ancora fra i Hamza, gran partita anche del tunisino questa sera, veramente importantissima la sua prestazione e i suoi gol. Condini, Rotaru, ancora Condini per lo Cicero, Condini, Rotaru, si muove Giavagli. Oh, bellissimo Condini, gran gol, 29-22, 21 minuti e 39 secondi. Ancora transizione in attacco del Fondi con Cagnete, entra Micheli, ancora Micheli, protagonista di questa serata. Cagnete sull'ala e si perde l'attimo di Luca, viene subito chiuso, ancora Cagnete, può andare lui, in rete! Rete! Rete, 30-22, 8 minuti alla fine della partita. Vediamo se il Romagna, è ancora un gran gol del Romagna, 30-23. Il Romagna cerca di restare in partita, conoscendo il Fondi, quando sembra che è finita non è mai finita, quindi aspettiamo ancora qualche minuto, però rimane l'ottima prestazione del Fondi questa sera. Il Romagna probabilmente ha pagato anche lo sforzo di ieri sera per riuscire a portare la serie sull'1-1. Questa sera il Fondi ha giocato tutta un'altra palla a mano, qui Lombes fa un altro ottimo intervento, recupera la palla e Sam, transizione veloce del Romagna con Condini che si ferma, poi serve subito Rotaru che deve subito servire un compagno. Condini deve andare al tiro, fuori, ma sono ancora 9 metri, ancora 9 metri per il Romagna. Intanto sembra essere rientrato per fortuna anche Mazzanti, buon per lui, finalmente almeno possiamo vederlo ancora giocare in campo. Time out Romagna, time out Romagna. Intanto 23 minuti e 17 secondi. Signori, abbiamo ancora 6 minuti e mezzo scarsi da giocare. Veramente è stata bella, bella partita questa sera. Fondi completamente diverso rispetto a ieri. A fine intervista abbiamo detto, forse esatto, anche per drammatizzare un po' la situazione, sarà lunga la nottata. E diciamo che probabilmente in questo caso si può dirlo senza timore di smentita, la nottata ha portato consiglio alla squadra di coach De Santi. Ieri veramente era riconoscibile per almeno 45 minuti di gioco, ma parliamo del passato, lasciamo un attimo da parte, pensiamo al presente. 23 minuti e 17 del secondo tempo, Fondi 23, Esadi 30, Romagna 23. A meno di veramente situazioni imponderabili ed anche impensabili, il Fondi può considerarsi salvo, però aspettiamo, ancora è presto, tanto riparte il Romagna con Condini, Rotaru che va a chiamare lo schema con il numero 9 Ceroni, Rotaru, Condini, rete, meno 6 Romagna, attenzione, 23:39, 23:45 il conto. Hamza, Cagnete, Hamza, giocano anche sul, anche c'è il passivo per il Fondi, ci hanno perso una bella occasione, i padroni di casa, attenzione, Rotaru,
non sta facendo il gioco della squadra, si è riuscito molto bene ancora Rotaru, che va ancora sulla palla persa, palla persa, palla persa. Ah, brutta o bella occasione sprecata da Romagna. 24 minuti del secondo tempo. Tenuta ancora per Cagnetti, no. Per Arena, no, ecco, Manoli, Manoli, scusatemi perché alle volte perdiamo anche il gol di vista. Buono, no, ecco qui, e questo è il Micheli che abbiamo conosciuto per tutta la stagione. Il sfondamento, ottimo, bravo qui De Luca a guadagnarsi lo sfondamento. 25 minuti del secondo tempo. Ancora l'attacco del Fondi con Micheli e ancora tocca il numero, la palla per Manoli, attenzione, rete! 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 Giuseppe Fondi, e pensiamo che ormai è ancora una gran parata di Facundo! 25 minuti e 52 secondi! Signori, possiamo dirlo ormai, i Fondi con 7 gol di vantaggio è ormai salvo! Però aspettiamo sempre la sirena. Hamza, De Luca, 26 minuti, 4 minuti scarsi alla fine della partita, ancora 9 metri per il Fondi. La panchina fondana non sta nella pelle, la panchina fondana non sta nella pelle. Attenzione, Hamza, tiro, rete! Rete! 32 a 24! Ormai è finito, ormai possiamo dirlo senza timore di smentita. Il Fondi riesce a conservare la categoria che ne ha promosso, intanto però in Romagna non ci sta ed è giusto anche così. Bel gol del Romagna, 32 a 25, gli applausi del pubblico che sentono veramente ormai vicina questa salvezza, che starà mangiando le mani Jorge Sanchez per aver sprecato l'opportunità di ieri sera. Ma ieri sera è stato anche un bel Romagna, il gol intanto di Hamza, Fry Hamza, riparte in Romagna, gran parata di Facundo, gran parata di Facundo, e il giocatore del Fondi cominciano a sentire la fine della partita. 2 minuti e mezzo, 33 a 25, deve soltanto scorrere il cronometro, deve soltanto scorrere il cronometro. Ancora per Manono, tiro fuori, fuori il tiro di Muscitelli. Fondi fa giocare anche i suoi rincalzi, gran parata di Facundo. 28esimo, 120 secondi alla fine della stagione, il Fondi è salvo grazie alla vittoria in gara 3 contro il Romagna. Che sudata, rete! 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 34 a 25 e Sam, continuiamo a raccontarvi gli ultimi minuti di gara. Mamma mia, 34-25, se c'era bisogno di una risposta, i ragazzi di Coach De Sanchez l'hanno data a pieni voti, uno su tutti, Micheli, Manoli, Federico Manoli, incommiabile. Encomiabile Federico Manoli, mamma mia,
Incredibile! Incredibile! Mamma mia! Pensiamo che ogni coach voglia avere un giocatore come Federico Vanoli, che in questo momento va a chiudere e urla il suo entusiasmo, però è ancora arrabbiatissimo, incredibile. Senti, tranquilli, Carlo. Si gioca veramente ormai il bench time, il tempo spazzatura, il fondo è salvo. Signore e signori, il verdetto è arrivato questa sera, gara 3, Romagna farà 7 metri. Un portatrani, no, poi decidono. Mettere in porta Facundo, c'è un problema. Corsi De Santis riesce a beccarsi anche. Un'arrabbiatura quando ormai la partita è finita. È il numero 18 di Domenico. Martin di Domenico contro Facundo, 29 minuti e 11, 34, 25, il pubblico ormai attende soltanto il suono della sirena per poter festeggiare e dalla partita da No Way Out, l'ha vinta il Fondi, diversa la prestazione rispetto a ieri, diversa la prestazione e in questo momento 40 secondi alla fine, se Romagna comunque continua a gettare il cuore oltre l'ostacolo, applausi alla squadra di coach Melis, perde palla il Fondi, transizione, rete del Romagna con Di Domenico, 20 secondi alla fine, signore, 20 secondi alla fine, 15 secondi ormai, 10 secondi, Livoli prova a sfondare, fallo su di lui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, è finita, signori, il Fossi rimane in Serie Gold, esplode l'entusiasmo sugli spalti del Via Mola di Santa Maria, palazzetto dello sport, città di Fondi, il Fondi è salvo, il Romagna si giocherà le sue possibilità contro la perdente della sfida tra Sette Riviere e Carpi, che hanno iniziato alle 20:30, veramente un finale entusiasmante, ci sono volute 3 partite probabilmente, e questa qui è la sensazione più piacevole, aver comunque dovuto buttare tutte le energie, e complimenti anche ai ragazzi del Fondi che comunque rispettano l'avversario andandolo a salutare ed evitando insomma di festeggiare in presenza degli avversari, questo è sicuramente un grosso gesto di sportività da parte nostra, noi vi auguriamo la buona serata, vi ringraziamo per questa lunga emozione durata 9 mesi, da settembre ad oggi 8 mesi, anzi 9 mesi, sono stati 9 mesi intensi e emozionanti, il Fondi ce l'ha fatta. Vi diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti sportivi con la piattaforma Eleven Sport. I giocatori del Fondi adesso festeggiano la salvezza. Signore e signori, da parte nostra è tutto. Buona serata.